Ciao a tutti i bibliofili, sono Gabriella, bentornati sul mio canale. Come al solito scusatemi per la luce, ma sono sotto esame ed è l'unico momento che ho per fare il video come al solito. Ma non volevo rimandare ancora questa recensione perché è una recensione a cui tengo tantissimo, ovvero quella della saga delle Cronache Lunari di Marissa Mayer. Questa saga mi è entrata letteralmente nel cuore, è diventata una delle mie saghe preferite in assoluto e mio Dio. Spero di riuscire a fare una recensione senza scleri e disagi. Come al solito la recensione sarà spoiler free, non vi farò spoiler, vi farò un po' della trama di Sindarin, il primo libro della saga, ma ovviamente degli altri, semplicemente le mie impressioni, quello che penso, senza spoiler. Il primo libro della saga è Cinder. Io ovviamente vi mostrerò la mia edizione, nel senso che vi sono le edizioni americane barra inglesi, perché appunto ho letto questa saga in inglese. Per quanto riguarda questi libri, ogni libro riprende una favola particolare. Per quanto riguarda Cinder, ovviamente è la favola di Cenerentola, sebbene comunque c'entri non tanto quanto mi aspettassi. Cinder è la protagonista, è una cyborg perché a 11 anni ha subito un intervento cibernetico, tipo viene descritto così, e quindi si trova con mano e gamba di una parte, non ricordo mai se destra o sinistra, appunto di un cyborg, però comunque è abbastanza facile da andare a nascondere con guanto e scarpe. Cinder è una meccanica, lavora nell'officina di Nuova Pechino perché noi ci troviamo appunto in questo futuro distopico in cui la Terra è divisa in maniera diversa, abbiamo l'impero ad esempio in Asia, ma c'è ancora il regno in Inghilterra, vi sono poi alcune repubbliche, ad esempio quella americana, vi è poi l'Europa, insomma tanti diversi modi di governare e appunto con Cinder ci troviamo a Nuova Pechino. Cinder è stata adottata 11 anni dopo l'operazione e vive adesso con la matrigna. In quanto il patrigno è morto, e le due sorellastre Pearl, la più grande, e Peony. Peony, che comunque è poco più piccola di Cinder. Cinder, comunque, si occupa della famiglia nel senso che lavora come meccanica in Nuova Pechino insieme a Deeko, che è un cyborg piccolissimo e che io amo tantissimo. È davvero un personaggio meraviglioso di tutta la saga, davvero. E appunto, Cinder lavora come meccanico in questa Nuova Pechino dove vi sono i cyborg e soprattutto in un mondo in cui non c'è solo la Terra, ma c'è anche Luna, il pianeta appunto Luna, la nostra Luna, che è invece governata dai lunari che hanno un particolare dono, non tutti. Alcuni lunari hanno appunto il dono di andare a deviare la mente, di occultare la mente, di far sì che le persone pensano e vedino quello che vogliono loro, quindi insomma abbindolarli. Questo dono ce l'ha ovviamente anche la regina di Luna, Levana, che è spesso vista come una persona non tanto buona, ma anzi abbastanza cattiva, abbastanza ambiziosa e egoista, e che appunto usa il suo potere anche per mostrarsi come quella che non è, come questa bellissima regina che in realtà non è. Molti ritengono che non sia così bella e molti ritengono che comunque Luna sia sotto il suo controllo perché gli stessi lunari si fanno abbindolare il cervello da Levana, che è molto molto forte nell'usare il suo potere. Inoltre, molti ritengono che Levana abbia anche ucciso la principessa Selin quando la poverina aveva solo 3 anni, principessa che era figlia della sorella di Levana, che prima ancora, appunto, era morta anche lei. Comunque, in questo mondo appunto distopico e futuristico, dopo la Quarta Guerra Mondiale, vi è appunto in Asia l'imperatore che purtroppo è malato di peste. Peste o febbre, perché appunto la Terra purtroppo ha questo terribile, terribile, terribile malattia, che è appunto la peste e che non è curabile. Chiunque abbia questa malattia è finito col morire e ce l'ha purtroppo anche l'imperatore. Il principe Kai, figlio dell'imperatore, quindi è molto preoccupato, lo si legge fin dall'inizio, è un personaggio che io ho amato tantissimo. E come avviene l'incontro fra Cinder e Kai? Fin dalle prime pagine Kai, il principe Kai, ovviamente non vestito da principe, va dall'officina di Cinder, che ovviamente lo riconosce subito, e le chiede di aggiustare un suo piccolo cyborg, per lui è molto importante, robot, non cyborg, perché c'è differenza, e appunto le chiede di aggiustarlo perché per lui è molto importante. Una particolarità che ha Cinder in quanto cyborg: non solo non può né piangere né arrossire, ma ha una luce nei suoi occhi che nel momento in cui diviene nella sua testa, nei suoi occhi arancione, capisce che qualcuno sta mentendo. Ed è una caratteristica molto importante che sarà molto utilizzata nell'intera saga. Comunque questo è il primo incontro che c'è fra Cinder e Kai, è comunque un incontro, seppur primo, pieno di alchimia e di chimica fra i due.
Sì, che termini sto usando? Vabbè, è tardi, scusate. Quindi, comunque si capisce che Freddywe c'è già qualcosina, c'è già interesse. Cinder ovviamente sta nasconde, diciamo, a Kai di essere un cyborg, perché i cyborg non vengono ben visti sulla Terra, non vengono considerati dei veri e propri umani e, diciamo che vengono anche purtroppo utilizzati per cercare una cura per la peste, spesso e volentieri neanche come volontari, ma vengono venduti, fra virgolette, dai loro tutori, in quanto i cyborg hanno dei tutori finché non diventano un po' più grandi, e in modo tale che i loro tutori abbiano dei soldi, ma i cyborg alla fine finiscono per morire perché la cura non è stata ancora trovata per questa peste. Dopo questo incontro con il principe Kai, Cinder e Iko, questo piccolo cyborg che ripeto è stupendo, insieme a Pioni, la piccola sorellastra di Cinder, vanno in una discarica ed è proprio lì che purtroppo Cinder si rende conto che Pioni ha contratto la peste. Quindi Pioni viene portata immediatamente via e Cinder, nel momento in cui torna a casa, scopre che Adri già l'ha saputo e Adri la vende. La vende a questi medici nuovi a Pechino per la sperimentazione per la cura della peste. Cosa accade? Accade che però Cinder, nel momento in cui viene sottoposta a questi test, risulta immune, quindi è molto importante, nel senso che il suo sangue, il suo essere com'è, potrebbe essere importante per sconfiggere quella che è la peste che sta comunque mettendo in ginocchio l'intera terra. Cinder quindi sarà sotto mentite spoglie meccanica del dottore, ma in realtà subirà una serie di test, di sperimentazioni, però verrà anche pagata. Nel frattempo lei e Iko stanno progettando di andarsene via con una macchina a benzina che Cinder ha trovato e che intende aggiustare proprio la sera del ballo, ballo che si tiene ogni anno per celebrare la fine della Quarta Guerra Mondiale e stranamente nel momento in cui Cinder e Kai si rincontrano, Kai chiede a Cinder di andare con lui al ballo e Cinder dice di no. E Iko si arrabbia molto. Un'altra piccola caratteristica della trama che vi devo dire e poi basta è che Levana vuole sposare Kai per avere un'alleanza, per far sì che vi sia pace fra la Terra e Luna. E appunto non vi dico altro, questa è più o meno la trama iniziale, la trama che si può leggere anche qui dietro, non so se nell'edizione italiana c'è, ma comunque più o meno è questa la trama. Questo libro è assolutamente meraviglioso, è un primo libro della saga incredibile. Ho amato tantissimo il personaggio di Cinder, un'eroina cyborg forte, determinata, che non si fa abbindolare, che non si lascia guidare dalle emozioni, ma dalla ragione, è forte, è davvero unica e l'ho amata tantissimo. Ho amato Iko perché quel piccolo cyborg è solo da amare e ho amato molto anche il principe Kai perché è davvero un principe in tutto e per tutto e io adoro i principi. Per quanto riguarda il mondo che viene creato, è incredibile come Marissa Mayer abbia appunto creato un mondo completamente nuovo, la Terra completamente nuova, una luna completamente nuova, dei lunari, e lo faccio in maniera comunque molto semplice, viene spiegato tutto, niente lasciato al caso, e nessun dubbio, come è accaduto in altre saghe purtroppo, qui viene spiegato tutto già dal primo libro, ovviamente man mano si scoprono determinate cose in più, ma che riguardano i personaggi, ma comunque il mondo che ci troviamo davanti è già ben spiegato nelle prime pagine. Secondo libro della saga, Scarlet. Ovviamente qui si riprende la storia di Cappuccetto Rosso e ovviamente della trama non vi posso dire niente, se non che si aggiungono appunto questi personaggi, ovvero Scarlet, la protagonista che lavora nella fattoria di famiglia, e Wolf, di cui non vi dico nulla perché è un personaggio davvero, davvero molto, molto importante, soprattutto legato a Luna, a Levana e a tutto quello che sta accadendo dietro a ciò che sta programmando Levana. E questo libro è quello che mi è piaciuto di meno, non tanto per la trama, perché qui accade davvero di tutto anche in questo libro e si scoprono sempre cose molto importanti riguardo a tutto quello che poi accadrà negli altri, ma perché Scarlet e Wolf sono i personaggi a cui mi sono affezionata di meno. Però in questo libro c'è l'introduzione di Thorne, il Capitan Carswell Thorne, che è il mio personaggio preferito in assoluto, che amo tantissimo, un personaggio unico, ha un senso dell'umorismo incredibile, è molto sicuro di sé, seppur si sente un eroe, seppur sia un mezzo disertore, un mezzo ladro, e io lo amo. Non mi è piaciuto tanto quanto gli altri questo libro perché da una parte ci sono Scarlet e Wolf e dall'altra ci sono Cinder e Thorne, che poi ovviamente si incontrano, eccetera, eccetera, e quindi volevo più capitoli su Cinder e Thorne quando questo ovviamente è un libro incentrato sulla figura di Scarlet, ma solo per questo, per il resto è meraviglioso anche questo. Dopodiché arriva la meraviglia delle meraviglie, ovvero Cress.
Questo libro è la perfezione, sono 550 pagine, gli altri due, Cinder 390 e Scarlet 450, ma questo è la perfezione, per me poteva durare all'infinito. È stato davvero bellissimo conoscere Cress, che appunto riprende la favola di Raperonzolo, perché Cress vive, poverina, fin da sempre su un satellite che gira attorno alla Terra, è una spia, e ha dei capelli lunghissimi perché non se li è mai tagliati, nessuno si è mai preso cura di lei, è un personaggio molto dolce, molto ingenua. E non essendo cresciuta nel mondo, è davvero un personaggio unico che vuole vedere il mondo, che vuole essere una persona normale, e io la amo. Amo Cress così come amo Thorn. Amo questo libro perché è molto incentrato appunto su queste due figure, sul loro rapporto, e io davvero mi sono innamorata tantissimo di questo libro. Prima o poi lo rileggerò, perché da una parte abbiamo le vicende di Cress e Thorn la maggior parte del tempo e adoro. Sebbene comunque ci siano ovviamente anche Cinder, Scarlet, Wolf, Kai, per me i capitoli dedicati a Cress e Thorn, perché comunque ci sono capitoli dedicati ognuno ai vari personaggi, erano i più belli e li ho amati davvero tanto, soprattutto ho amato Cress e Thorn come personaggi. Prima di leggere l'ultimo libro bisogna leggere assolutamente, anche secondo mio consiglio, Fairest, che è uno spin-off dedicato alla regina Levana, appunto questa antagonista. E perché bisogna leggerlo prima di Winter, l'ultimo libro della saga? Perché ci aiuta a capire meglio quella che è la figura di Levana, quello che sta accadendo a Luna, quello che è accaduto a Luna, perché comunque sì, viene spiegato nei primi tre libri, ma non così approfonditamente come accade qui. È spiegato tutto, si capisce benissimo il carattere, la pazzia di Levana, e seppur sia un libro molto corto, 220 pagine, l'ho amato, davvero perfetto. Per me Marissa Mayer ha fatto benissimo a dedicare questo piccolo libro a Levana. E infine, questo bel mattoncino di 800 pagine, Winter. Il finale, per me, è stato stupendo. Come ultimo libro della saga è stato meraviglioso, non solo perché incontriamo Winter, la principessa Winter, una principessa che appunto riprende la storia di Biancaneve, che ho adorato, è molto dolce, è molto buona, è una lunare che non vuole usare il suo potere, per questo spesso e volentieri sta male, poverina. E incontriamo di nuovo, perché l'abbiamo già incontrato in Cress, Jacin, che è la sua guardia personale, ma ovviamente fin dall'inizio e soprattutto già da Fairest si capiva come il loro rapporto è più profondo di quello guardia-principessa. Qui dentro accade davvero di tutto, i personaggi si rincontrano, poi si lasciano, poi si rincontrano e poi si lasciano, e succede quello, succede quello, succede quello, succede un casino dopo l'altro e non si può smettere di leggere, perché un colpo di scena dopo l'altro, essendo di 800 pagine ovviamente ci vuole tempo per leggerlo, soprattutto se in inglese. Ma mio Dio, io davvero, se avessi avuto la forza e non, se non fossi stata sotto esame soprattutto, l'avrei letto molto molto più velocemente. L'ho amato, ho amato questo libro, non tanto quanto Cress, però mi è piaciuto tantissimo come in questo libro soprattutto i personaggi crescano, affrontano avventure su avventure, succede davvero di tutto, cose che non ti aspetti, tra l'altro quanto ho sofferto, non potete capire, però c'è particolare una parte che riguarda Cress e Thorn che mi ha davvero commosso tantissimo, li amo, li amo, li amo, e come finale, il finale è vero e proprio, mi è piaciuto tantissimo, è perfetto, non c'è niente da dire, è la perfezione, ma ora parlo dell'intera saga. Questa saga è assolutamente unica, non c'è niente, niente, niente che non mi sia piaciuto, e soprattutto ciò che mi ha sorpreso è che alla fine di Winter, quando io ho chiuso il libro, ho girato l'ultima pagina, ho pianto, e non me l'aspettavo. Perché... perché ho pianto? Non per la trama, non perché è finito in una maniera in cui non mi è piaciuta. Per me, ripeto, è la perfezione, tutta la saga è la perfezione, non ho niente da dire contro niente, nessuno. Ma perché mi sono affezionata così tanto ai personaggi che mi mancano davvero tantissimo, soprattutto Cress e Thorn, ma anche Cinder, Kai, Scarlet e Wolf, Ico. Mi mancano tutti, Winter e Jacin, persino Levana mi manca, la sua pazzia. Mi sono davvero affezionata tantissimo a tutti i personaggi, li amo e
Sono contenta di non aver letto ancora Stars Above. Stars Above è appunto un libro, il sesto libro della saga in realtà, però è semplicemente una raccolta di 9 racconti, di cui due io li ho già letti perché nella versione inglese barra americana ci sono già in Cinder e in Scarlet, e riguardano uno Cinder e uno Wolf. E sono due racconti davvero molto belli. Quindi c'è questo libro Stars Above, magari vi metto la copertina da qualche parte, che è appunto il sesto libro della saga, è comunque però una raccolta di racconti, sebbene vi sia da quel che ho capito il nono racconto, che è un po' l'epilogo di tutto, e non vedo l'ora di leggerlo. Sicuramente lo comprerò in questo mese di marzo e lo leggerò perché ne ho bisogno. Io davvero vi straconsiglio tantissimo questa saga perché è diventata una delle mie saghe preferite in assoluto, e quindi non ho niente da dire se non che è la perfezione. Per quanto riguarda lo stile in inglese, è uno stile di scrittura medio avanzato, intermedio avanzato, cioè se avete letto libri come libri di Sarah J. Maas, Akotar, Il Trono di Ghiaccio, Shadowhunters, allora potete provare, altrimenti può risultare difficile. Io stesso ho avuto qualche difficoltà nelle prime 20 pagine di Cinder perché bisogna abituarsi allo stile di Marissa Mayer e ad alcuni termini utilizzati per descrivere il nuovo mondo, però nel momento in cui ci si abitua scorre che è un piacere, è molto semplice e soprattutto ti tiene davvero incollata alle pagine. Ha uno stile unico, Marissa Mayer, io l'amo, non vedo l'ora di leggere Stars Above, ripeto, e anche Heartless, che è un altro libro di Marissa Mayer che uscirà a novembre dedicato alla Regina Rossa. Per quanto riguarda i libri usciti in Italia, per ora in Italia sono usciti Cinder e Scarlet, e il 26 aprile uscirà Cress. Se le vendite dovessero andare bene, spero che l'anno prossimo avremo anche Winter e Fairest in Italia, in modo da terminare questa saga anche in italiano, perché anche voi che non leggete in inglese dovete leggere questa saga perché è davvero diventata una delle mie saghe preferite in assoluto. È stupenda, meravigliosa, unica. E sto parlando da 19 minuti e mi dispiace per questo sclero barra disagio. Spero che comunque io vi abbia trasmesso l'amore che ho per questa saga. Non vi ho potuto dire praticamente niente degli altri libri perché sarebbe uno spoiler enorme, però appunto ripeto, per me non c'è niente di negativo assolutamente da dire, sono tutti perfetti, una trama perfetta, non avrei potuto pensare a meglio e quindi se sapete leggere in inglese, se volete anche provare, provate perché ne vale davvero la pena. Spero che la mia recensione vi sia piaciuta, se volete altre informazioni scrivetemele qui sotto, se come domande ovviamente, se l'avete letta fatemela sapere, i vostri personaggi preferiti e tutto il resto. Se vi va, come al solito, iscrivetevi al canale, qui sotto ci sono i miei social network e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!